Oggi Radio Sherwood è la libreria Lovat, all'evento inaugurale del secondo MeFest, una 3 giorni dedicata ai gusti, alle passioni e agli interessi di un artista italiano attraverso la sua selezione di libri, film, musica, piatti e vini. Per questa prima edizione il protagonista è il regista Pupi Avati. E qui il menù letterario scelto da Pupi Avati, appunto per questo secondo MeFest. Predominano i grandi classici della letteratura e quindi l'unico italiano, Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, libro tra l'altro scritto in inglese e poi tradotto in italiano. Poi ci sono molti libri di autori russi come Dostoevsky, ma anche Anime morte di Gogol. Non manca poi la letteratura americana, sempre degli anni 20, Faulkner con L'urlo e il furore e anche soprattutto Mentre morivo. Mentre per quanto riguarda la selezione filmica, anche qui grandi classici, 8 e mezzo di Fellini, il film che l'ha cambiato, studiava scienze politiche ma alla fine capì che era cinema il suo destino, Ladri di biciclette, Casablanca, L'uomo dal braccio d'oro. E poi la musica, perché Pupi Avati è grande jazzista, quindi amante dell'improvvisazione. Frank Sinatra, L.A. Lewis, Back to Back. E sarà presente in varia misura la parte, perché non soltanto si confronterà col pubblico, all'Emmy Beats, il salone della multisala di Odessa, ma sarà anche all'università dove farà una lezione su cinema e creatività, quindi sarà anche lì, si confronterà con gli studenti, dall'altra parte con gli spettatori dei suoi film, sarà affiancato da uno dei suoi protagonisti ideali, soprattutto nell'ultima fase della sua filmografia, che è Neri Mancoretta, con quale girerà alcuni film. Ed è un interprete molto aderente al nuovo Pupi Avati. Si prepara a fare questi 3 giorni del panorama con una premessa. Il giorno in cui inizia il festival, Pupi Avati compie, perché è nato esattamente il 3 novembre del 1938, quindi a Padova compirà 71 anni, 73, così, 73 anni. E quindi anche c'è un motivo di più perché questo secondo me fest diventa per Pupi Avati qualcosa di speciale anche sotto questo profilo. Io l'ho intervistato, una lunga intervista, è durata più di un'ora, un assaggio dell'intervista lo avete potuto leggere stamattina sul Gazzettino. Ma mi sono limitato a chiedere quali fossero a spiegare la sua lista dei libri, dei film preferiti e qualcosa sulla musica. Prima anche un'ora diceva che ha un passato da giustizia, lui suonava il clarinetto da Dr. Dixie Jazz Band dal 59 al 63, poi è stato sostituito, ma non perché lo hanno mandato via, ma perché lui si è sfidato, da un giovane che allora aveva 20 anni, Lucio Dalla, che ha continuato a suonare il clarinetto, ma né per uno né per l'altro il jazz è stata la passione della vita, è stata una grande passione, ma non quella che ha finito per determinarne la carriera. Però ho chiesto a Pupi Avati quali fossero i suoi film preferiti. E lui ha motivato poi uno di questi film. E leggendo, per esempio, i 10 film, o due, la decina di film che lo hanno maggiormente interessato e che hanno contribuito a formare il suo modo di fare cinema, viene fuori un elenco particolare, un elenco abbastanza strano, che mescola cinematografia italiana degli anni 30-40 con cinematografia americana di quegli anni. Vengono fuori comunque le sue passioni. E se ci pensate bene, molte delle cose che ci sono nei film che lui cita, le ritrovate poi nei suoi film. Poi cominciate con La colonna di ferro. La colonna di ferro è un vecchio film di Blasetti, girato, ma prima vi dico l'elenco e poi ne parliamo. Poi è cominciato a indicare La colonna di ferro, Domenica d'agosto, di M, 8 e mezzo di Fellini, specificando che 8 e mezzo di Fellini è quello che gli ha cambiato la vita. Cioè, guardando 8 e mezzo di Fellini, ha capito che lui avrebbe dovuto fare il cinema. Poi La scala chiocciola,
e di Sioma, Una vita difficile, gli Avvisi, Le avventure di Robin Hood, Carries, con la coppia del cinema americano degli anni 30, degli anni 40, primi film anche a colori, erano Errol Flynn e Olivia De Havilland. E poi ancora un film di Curtis, Casablanca, il classico, il carte, quello che avevamo di più. E ancora La vita è meravigliosa, uno dei grandi film di Frank Capra, L'arte di biciclette di De Sica, e a chiudere la sua scelta dei film di maggiore interesse, perché mi hanno condizionato il suo modo di fare, è stata La grande opera di Monicino.